mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Sono io, Blippi! Guardate dove mi trovo! Sono al supermercato! Ma guardate cosa c'è! Una mela deliziosa! Chissà com'è arrivata fino a qui! Mele! Le mele che trovate dal fruttivendolo arrivano da una piantagione di meli. Per prima cosa si cerca una mela matura. Come questa! Questa è proprio invitante! E dopo averla raccolta si mette nella cassa con tutte le altre mele. Cerchiamo insieme una mela, forza! Ne vedete una? Io ne vedo una! Già, guardate! Gnam! Comincia tutto con un addetto che raccoglie a mano ogni singola mela. E poi scarica il suo sacco nelle casse. E quando la cassa è piena, un trattore la raccoglie e la porta via. Ora che le mele sono raccolte dai campi e messe nelle casse e le casse sono piene, bisogna trasportarle fino ai camion! Wow! 4 casse giganti piene di mele. E un trattore rosso. Ok, le casse ora sono vicine al camion. Adesso dobbiamo caricare tutte queste mele sul cassone con un muletto. Ora che il camion è stato caricato, possiamo andare! Ci dirigiamo allo stabilimento. Siamo arrivati allo stabilimento. Adesso ci serve un altro muletto per scaricare tutte le casse dal camion. Ok, adesso è il momento di lavare e impacchettare tutte le mele. Guardate, mele verdi. Ora dobbiamo svuotare tutte le casse di mele, così possiamo lavarle e impacchettarle. Le mele iniziano il loro viaggio quando le casse vengono svuotate. Guardate, le casse sono vuote. Wow, un sacco di mele galleggianti! Poi vengono tirate fuori dall'acqua e spazzolate per bene. Belle pulite e ancora spazzolate. Guardate quante spazzole! Sembra che le mele si stiano divertendo! E poi le mele vengono spruzzate con dell'acqua bella pulita. E poi passano sotto a dei ventilatori giganti!
Una volta che le mele sono asciutte, vengono selezionate. Si separano quelle che sembrano gustose da mangiare da quelle che non lo sembrano. E ricordate le mele che non sembrano gustose? Esatto, sono queste. Queste salgono su una divertente scala mobile per mele e poi scendono su un nastro trasportatore che le porta verso la trasformazione in golose torte di mele. Ma non abbiamo ancora finito qui. Ogni mela che sembra gustosa riceve un adesivo. Questa è la macchina degli adesivi. E una volta che ogni mela ha ricevuto il suo adesivo, viene messa su quello che mi piace chiamare un letto per mele. Nel passaggio successivo, questi letti per mele sono infilati in scatole di cartone, mentre altre mele sono infilate in sacchi di plastica. Oh, sembra che alcune di queste scatole debbano ancora essere chiuse. Ora che le mele sono tutte pulite e impacchettate, vanno conservate in un frigorifero gigante in attesa dei camion. Vedete? Qui siamo dentro al frigorifero gigante! Qui dentro fa davvero freddissimo! Qua è dove si conservano tutte le mele! Wow! Guardate quante mele ci sono! È proprio un magazzino altissimo! Il camion si sta avvicinando al magazzino, così da essere caricato con un mucchio di mele fresche! Le mele sono quasi pronte per essere mangiate! Adesso le stanno caricando nel cassone di un camion! Perfetto, muletti! Ancora un po' di mele! Ora che il camion è pieno di mele, andrà a consegnarle ai fruttivendoli. È stato istruttivo vedere come le mele raggiungono i negozi insieme a voi. E ricordate, una mela al giorno toglie il medico di torno. Guardate cosa ho qui! Un camion dei rifiuti giocattolo! Oh, un vero camion dei rifiuti! Siete pronti ad imparare come si riciclano i rifiuti? Yeah! Andiamo!
Ora cominciamo ad imparare le parti del camion dei rifiuti, venite! Per prima cosa, la cabina! Woo! Guardate chi c'è! È Tony! Ciao, Tony! Ciao, ragazzi! Questa, la cabina, è dove si siede il guidatore del camion dei rifiuti per manovrarlo! Wow! È proprio in alto! Come fanno a salirci? Oh, adesso ve lo mostro, venite! Questi sono gli scalini! È divertente! Mi piacciono i camion dei rifiuti! Wow! Guardate qui! Lo sapete cos'è? Esatto, è un estintore! Nel caso ci fosse un incendio vicino o sopra il camion. I camion dei rifiuti sono molto sicuri, lo imparerete presto, perché adesso ve lo mostrerò. Qui ci sono alcuni sistemi di sicurezza del camion. Guardate! Sapete cosa sono queste? Sono catene! Servono nel caso la strada fosse ghiacciata o scivolosa. Si avvolgono intorno alle ruote, così il camion va dritto e non slitta e sbanda! Oh, guardate, un catarifrangente! Questo viene colpito dalla luce, la riflette e rende il camion molto visibile di notte! I camion dei rifiuti sono proprio sicuri? Oh, guardate, una sacca assorbente! Ora vi spiego a che serve! Questa sacca gialla contiene dei fogli assorbenti. Nel caso ci fosse per terra qualcosa di melmoso o liquido che non puoi raccogliere sul camion con la scopa o la paletta, così si usa questa sacca. Oh, venite qui dietro, voglio mostrarvi una cosa fortissima. Oh, bene, di qua! Guardate! Le sospensioni! Guardate qua! Wow! Avete visto? Il camion dei rifiuti si è abbassato grazie alle sospensioni e serve per aiutare a scaricare il camion. E guardate! È da qui che i rifiuti riciclabili vengono scaricati dal camion. Questo si alza grazie ai pistoni idraulici. Il portellone si apre completamente e poi butta fuori tutti i rifiuti compressi che sono all'interno. Ma prima dobbiamo metterci qualcosa dentro. Come fanno a entrare? La parte più forte! Ora ve la mostro! Andiamo! Ehi, venite! Guardate questo! Questo è il braccio meccanico! È come una mano! Prende il cassonetto, lo tira dentro, lo tira su e lo scarica nella tramoggia! Guardate! La tramoggia è lassù! E poi viene spinto dentro il meccanismo di compressione qui, e poi viene compresso fortissimo, e poi viene espulso dal retro, come dicevo prima. Wow! Mi piacciono i camion dei rifiuti! Conosciamo le varie parti del camion e come funzionano, impariamo la differenza fra buttare e riciclare. Un rifiuto è una cosa che puoi usare una sola volta e poi la butti via. Cose come la lettiera del gatto, le gomme da masticare o anche un pannolino sporco. Li usi una volta sola e poi li butti via. Ma i prodotti riciclabili puoi usarli molte altre volte, perché possono essere fusi o trattati per diventare lo stesso prodotto o un prodotto diverso dello stesso materiale, che a volte è ancora riciclabile. Vi mostro un po' di cose che ho portato da casa per riciclarle. Oh, guardate!
Una tanica! È di plastica e la plastica si può riciclare. E poi... un barattolo di latta. Una lattina di alluminio. Borse di plastica! Oh! Uno spruzzatore! Questa è plastica! Una bottiglia di vetro! E anche una scatola di cartone! Queste sono tutte cose riciclabili! Ora che sappiamo la differenza fra rifiuti e prodotti riciclabili, andiamo a visitare uno stabilimento di riciclaggio e separiamo i prodotti riciclabili! Siamo allo stabilimento di riciclaggio! Per prima cosa indossiamo degli equipaggiamenti di sicurezza per entrare! Ok? Ora metto un gilet giallo, un caschetto giallo e occhiali protettivi e bretelle! Che tutti i prodotti riciclabili sono fuori dal camion, possiamo cominciare a separarli! Sarà divertente! Tutti gli oggetti arrivano sul nastro trasportatore e poi devono essere separati perché ne esistono vari tipi, come carta, plastica, cartone, alluminio, latta... Ce ne sono tantissimi! Ecco, andiamo a separarne un po'! Tutti i prodotti riciclabili vanno su questi nastri trasportatori e gli addetti li dividono a seconda del materiale. Dopodiché, una volta che li hanno divisi per tipo, come questo cartone, vengono schiacciati e compattati in questa lunga trave di un unico materiale. Poi arriva il muletto, la raccoglie e la trasporta in un'altra area del magazzino. E quando il materiale è pronto per essere trasportato sul cassone di un camion, per andare dove sarà riciclato, il muletto lo carica sul camion. È stato divertentissimo guardare come funziona uno stabilimento di riciclaggio. Ora fatemi alzare la musica, così possiamo ballare e cantare la mia canzone dei rifiuti. Passeran i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeran quando mi sveglio presto la mattina. Rumore c'è, dalla finestra vedo il camion che i bidoni va a vuotare, tutti i rifiuti raccoglie e poi li porta via con sé. Passeran, passeran i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeran. Sopra il camion c'è il netturbino, chissà chi prenderà, li butterà nel retro che poi li schiaccerà e poi in discarica andrà. Tutti i rifiuti che ha preso giù in città li lascerà. Passeran, passeran i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeran. Thank you.
tanti colori. Blu, marroni, verdi girano in città. Alcuni un gancio hanno che i bidoni li può sollevar. Passeran, passeran i camion dei rifiuti per tutta la città. Passeran, passeran, passeran i camion dei rifiuti per tutta la città. Passerà. Accipì! Chi ha questo video ci ha insegnato un sacco di cose. Oggi abbiamo visto un camion dei rifiuti, camion per riciclare e uno stabilimento. Se vi è piaciuto questo video e volete vederne altri simili, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Conoscete il mio nome? Esatto, è Blippi! Facciamo lo spelling insieme. B-L-I-P-P-I. Blippi, è il mio nome! Ottimo lavoro! Bene, a presto! Ciao! Sono io, Blippi! E oggi visiteremo uno zoo a Phoenix, Arizona! Ehi, penso che oggi insieme impareremo un bel po' di cose sugli animali! Andiamo! Wow! Avete visto? Quella è una scimmia urlatrice! Esatto! Avete visto? Già, proprio lì! Questo è Bilbo! Si chiama così per Bilbo Baggins! Che buffo! Facciamo l'imitazione delle scimmie? Guardate, quella è Lulu il rinoceronte. Lulu ha 21 anni di età. Yeah, Lulu! Festa! Woohoo! Yeah! Quello è un tucano. Lo vedete il suo grande becco? Assomiglia a una banana. Fate lì! Venite di qua! Cerchiamo qualche altro animale! Wow! Guardate questo! Sapete che animale è? Esatto, è una tigre! Ciao gattino! Wow, venite qui! Giratevi! Wow! Qui è dove vivono le tigri! Ehi, guardate chi c'è lì! Sembra che stiamo per vedere un po' di addestramento! Vedete? La tigre sta facendo esattamente quello che dice il guardiano. Sembra che si stiano divertendo un mondo! Pronta? Bene! Pronta? È stato fortissimo, lo avete visto? Ehi, puoi spiegarci cosa stavi facendo? Certo, noi addestriamo gli animali per rendere le cose più semplici sia per loro stessi che per lo staff. Noi insegniamo agli animali a fare giochetti, lavoriamo sui comportamenti. Per esempio, quando dicevo a Jay di puntare il naso verso la cima di questa asta, lo facevo per farlo girare in varie posizioni per guardare diverse parti del suo corpo.
Farlo stare su due zampe non solo impressiona per quanto è grande una tigre, ma mi dà l'opportunità di vedergli la pancia. Perché proprio come noi possono farsi male, tagliarsi o graffiarsi, così riesco a controllare il suo corpo per essere sicuro che stia bene. Wow, grazie per avermi mostrato quello che mi hai appena mostrato. Ma di nulla. Bene, ci vediamo dopo. A dopo. Ah, andiamo a vedere qualche altra cosa. Wow, lo vedete quell'animale? È un altro felino. Quello è un giaguaro. Wow. Guardate! Ho un secchio di carote e delle pinze. Ci hanno detto che dobbiamo dare da mangiare al prossimo animale. Andiamo! Wow! Ehi, vedete? Questi sono dei cavi e dobbiamo stare da questa parte. Ma abbiamo avuto il permesso di affacciarci all'interno per nutrire gli animali. Andiamo! Ok, questa è una piccola barriera. Interessante! Non è stato troppo difficile entrare? Oh! Ora vedo che animale è! Passiamo fra i rami! Wow! Ehi, guardate! Guardate a che animale daremo da mangiare! Fantastico! Wow, sapete che specie di animale è? Questa è una tartaruga! Diamo da mangiare alle tartarughe! Guardate qui, questa è una carota. Devo usare le pinze perché le tartarughe hanno un morso fortissimo e potrebbero staccarmi un dito. Ecco a te. Wow! Ops, è scivolata. Ecco a te. Wow! Ok, ne vuoi ancora un po'? Sì? Ok. Ecco a te. Oh! Eccoti servita! Wow! Questa tartaruga pesa circa 250 kg. Wow! È proprio pesante! Ehi, e indovinate quanti anni ha? Oh! Ha 66 anni! Wow! È davvero vecchia! Oh! Ciao! Ehi, guardate qui! Le accarezzo la testa! Ciao, come stai? Wow! Wow! Guardate, la tartaruga si è sollevata da terra. Così si possono rimuovere i parassiti e lo sporco che rimangono nell'area sottostante. Wow! Ok, andiamo a prendere altre carote. Oh, ciao, come stai? Stai passando una bella giornata? Guardate! La vedete questa tartaruga? Questa è una tartaruga delle Galapagos ed è una femmina. Oh, ecco a te. Oh, ecco che arriva il maschio. Wow, vedete quanto è grande? Mi stanno intrappolando! Ok, farò un giro da questo lato. Vedete come una è più piccola e l'altra è più grande? Wow! Questa è una femmina. E questo è un maschio. Wow! Ehi! Voi due vi piacete? Già! Sembrate proprio amici. Oh! Ah, ne volete ancora? Wow! Oh! Ben fatto! Oh, l'hai fatta cadere! Ehi, venite più vicini. Ok, riproviamo. Bene! Niam! Apri la bocca, arriva la carota! Wow! Oh, oh, oh. Ecco a te! È buona? Ehi! Le tartarughe amano le carote proprio come me. E le carote sono salutari.
Ecco a te. Oh, 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 hai una bocca grande. Oh, guardate, sto facendo un grattino a questa tartaruga, vedete? Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Vedete come la tartaruga si sta sollevando in alto sulle zampe? In natura lo fanno perché molte volte hanno dei parassiti e questo aiuta i fringuelli, che sono uccelli, ad andare sotto e mangiare tutti i parassiti di questa tartaruga. Già, ma stavolta si tiene in alto sulle zampe perché le piace davvero molto. È un po' come quando un adulto ti fa un grattino sulla schiena. Esatto, mi piace quando la mia mamma mi fa i grattini. Che te ne pare? Ti piace? Yeah! Ok, è il mio turno. Ok, è il mio turno. Sono pronto. Sono pronto! Oh no! Bimbi! Guardate qui! Questo è un armadillo! Ok, vai pure! Corri, corri! Oh, guardate! L'armadillo è uno degli ambasciatori di questo zoo! Vuol dire che è un animale che potete incontrare in prima persona. Wow! Ehi, che stai facendo? Vuoi uno spuntino? Gli armadilli adorano i vermi della farina. Ecco a te. Oh, oh. Ehi, vieni qui. Ecco a te. Guardate, l'armadillo non vi sembra durissimo? Già? È duro. Ma non è un guscio. È osso dentro la pelle dell'armadillo. Wow! Ok! Oh, questa è la principessa Buttercup! Oh, va bene! Ecco a te! Ecco a te, principessa Buttercup! Oh! Guardate che belle unghie ha la principessa Buttercup! Wow! Ok, corri libera! Guardate questo animale! Che animale è? Questo è un istrice dalla coda bianca. Wow! Guardate quelle spine! Sono spine? Quelle grandi servono soltanto a spaventare i predatori, ma quelle pericolose sono sulla coda. Oh! Ok, qui giù. Wow! Che sta facendo adesso? Sta solo facendo merenda. Oh! Mi piacciono un sacco di piante, così le abbiamo dato dei biscotti, delle patate dolci e qualche mela. Sembra che sia saporito! Guardiamo questo istrice più da vicino. Wow, non è il caso di toccare la coda di questo animale. Qui! La prossima area è davvero forte! Wow, sentite che rumore? Tutte queste macchine lavorano duro per tenere la prossima area esattamente come l'oceano! Venite! Wow, guardate! Ci sono tantissimi filtri e altri aggeggi! È fortissimo! Ok! Venite di qua, adesso vi mostro a cosa servono. Già, questa è la baia delle razze e stanno addestrando le razze a fare dei giochetti fortissimi. Se venite in questo zoo, potete usare le mani delicatamente per toccare il dorso dei pesci. Ma mi hanno dato il permesso di entrare. Sono emozionato. Ok, prima devo togliermi le scarpe. Una scarpa. Wow! Due scarpe! Ok, mettiamole qui per ora. Non dobbiamo dimenticarci dei calzini, perché sto per mettere questi! Wow! Questi sembrano calzini o scarpe impermeabili. Ok, mettiamoli.
Bene. Ok. Ok. Sono pronto, si parte! Bisogna muoversi dolcemente e lentamente per non spaventarli. Oh! Oh, l'acqua è bella fresca! Ok! Wow! Oh, ehi! Ciao! Come stai? Bene, tu? Bene, come ti chiami? Io mi chiamo Mary e questa è Chelsea. Lavoriamo qui allo Zoo di Phoenix. E cosa state facendo adesso? Beh, adesso stiamo dando la colazione alle nostre razze e stiamo controllando che siano tutte sane e felici stamattina. Sembra divertente. Posso aiutarvi? Certo! Vuoi nutrirne qualcuna? Certo! Diamo da mangiare alle razze. Ok, guardatele! Qui? Ci sono gamberetti e sperlani. Puoi prenderne qualcuno e tenerlo in mano. Ok, guardate il cibo. Wow, sembra gustoso. Ok, ne prendo un po' in mano. Devi tenerlo come un cono gelato. Ok, mi piace il gelato. Ok, in questo modo. Mettilo in acqua piano e a fondo. Nuoteranno intorno alla tua mano e te lo succhieranno via come un aspirapolvere. Ok. Ok, ecco a te. Wow! Wow, guardate quello! Hai un trigone a macchie appoggiato proprio sul tuo piede. Wow! Ok. Devo andare più a fondo nell'acqua? Vediamo cosa possiamo fare. Ecco a te. Andiamo, ragazzi. Oh, ce l'ho fatta! Guardate, se n'è andato! L'ha succhiato via dalla mia mano. Posso farlo di nuovo? Certo che puoi. Grazie. Hanno succhiato via il cibo dalla mia mano. È come... Avete mai provato a mettere l'aspirapolvere su una mano e sentire la pelle che viene aspirata? Ecco, è un po' quella sensazione quando succhiano via il cibo dalle tue mani. Wow! Oh, quello ha nuotato fra le mie gambe! Wow! Guardateli! Si stanno abituando a te adesso. Capiscono chi sei dal battito del cuore. Hanno capito che non vuoi fargli del male. Così vengono sempre più vicini. E si sentono sempre più a loro agio con te. Guardateli! Ciao! Quello mi ha spaventato! Cos'è successo? Si sono un po' innervositi. Ok, innervositi, non spaventati? Esatto. Ok, perché io mi sono un po' spaventato. Ma va tutto bene, sembrano molto gentili. Eccoli che tornano! Guardate come mi sono bagnato! Bene, nutriamoli ancora un po'. Ciao! Guardate quante razze! Bene, ciao ciao razze! Stiamo per andare a dorso di un cammello. Divertiti, Blippi. Grazie. Guardate, questo è il dorso del cammello. Vedete la gobba? Mi ci siederò sopra. Wow! Sono a dorso di un cammello. Ok, si parte. Attenti! Wow! Ehi! Guardate! Sono sulla gobba del cammello! Wow! È un bel cammello! Questo è un dromedario! Siamo proprio in alto! Wow! Mi sto divertendo un mondo! Ciao! Wow! Guardate! Vedete la gobba del cammello? È proprio come una riserva! Così può sopravvivere anche 7 mesi senza mangiare! Oh! 3 o 4 settimane senza bere acqua. Notevole, eh? Wow! Ui! Wow!
delle gambe piuttosto lunghe, no? Ha quattro gambe. Voi ed io ne abbiamo due. Oh! Beh, è piuttosto divertente! Wow! È stato fantastico, grazie mille! Non c'è di che! Bene! Ok, andiamo a vedere altri animali! Bimbi! Siamo dietro le quinte della mostra Native Arizona! Vediamo un po'! Guardate! Degli attrezzi! Ehi, a cosa assomiglia? Sembra un po' una mazza da golf! Ma vedete come invece ha un uncino? È usata per maneggiare alcuni tipi di rettili, come i serpenti! Ok, non la userò, perché non sono un professionista esperto! Guardate! Wow, degli acquari! I pesci sono dall'altro lato, noi siamo dietro le quinte! Wow, guardate questa stanza! Wow! Questa è una cassa e qui è dove vivono i serpenti. Leggiamo di che specie si tratta. Serpente a sonagli. Velenoso? Oh, ok, non credo che dovrei maneggiarlo perché, come ho detto, non sono un professionista esperto. Cerchiamo un serpente che posso maneggiare. Wow, questa stanza è fortissima! Wow, ci sono un sacco di terrari! Wow! Cosa sono queste? Queste sono le mute dei serpenti! Wow, ogni serpente muta completamente la pelle ogni 2 mesi circa! Guardatele! Sono tutte intere! Guardate, non vi sembra un serpente? Già! Forte, vero? Ah! Ok, ok, le lascerò qui! Ok... Esatto, questo sembra un serpente che posso maneggiare. Sto maneggiando un serpente. Wow, e guardate che colori! È arancione, bianco e nero. Wow! Da bambino avevo molta paura dei serpenti, ma adesso non più. Ma ci sono dei serpenti che è meglio non toccare. Quindi se vedete un serpente all'aperto, per essere sicuri non dovreste mai provare a prenderlo così. Ok, Ti stai divertendo, serpente? Ciao! Ehi! Oh, guardatelo! È incuriosito dalla telecamera! Wow! Fantastico! Siamo dietro le quinte di un'altra area di rettili. Wow, ci sono tanti terrari qui, con delle creature meravigliose! Wow! Ehi! Wow, guardate qui! Oh, ehi! C'è qualcuno lì! Venite! Wow! Ehi, cosa stai facendo? Sto per visitare una lucertola cornuta. Vuoi tenerla tu? Certo! Una lucertola cornuta forte! Devi tenerla in questo modo. Ok, grazie. Wow, guardate! Questa è una lucertola cornuta. Guardate le corna! Wow! È così carina! Oh, sta prendendo un po' d'aria! Ok, grazie mille! Di nulla! Ok, ecco a te. È stato meraviglioso, ben fatto. Andiamo. Una giraffa alta! Oh, è alta come me! Ciao! Wow! Oh, un leone! Un elefante!
Wow, guardate! Questo è un gorilla. Oh. Ehi, dei serpenti! Già, ho maneggiato un serpente. Wow! Non è fortissimo? Wow! Wow, ci sono un sacco di cose divertenti qui. Ok, seguitemi. C'è persino un dinosauro, un Tyrannosaurus Rex. Interessante. Beh, è stato divertentissimo imparare cose sugli animali con voi allo zoo. Siamo alla fine del video, ma se volete vederne altri, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Volete ripeterlo insieme a me? Pronti? B-L-I P-P-I Blippi! Ben fatto! Ok, a presto! Ehi! Oggi sono nel grande allevamento dei miei amici, la famiglia Axe! Ciao a tutti! Ci divertiremo un mondo, perché vedremo cavalli, mucche e un sacco di altre cose interessanti! Ehi, Blippi! Perché non prendi una sella che andiamo a farci un giro? Sarà divertentissimo! Wow! Guardate dove siamo! Siamo dentro una vera stalla! Cody è andato a prendere il cavallo e nel frattempo vi faccio visitare la stalla. Guardate qui! È dove si tengono i cani da guardia. Divertente! E qui c'è un'altra cuccia! Andiamo! Un'altra ancora! Guardate! Il cane sarà al lavoro coi cowboy perché la porta è aperta! Ma guardate! Ciao! Non c'è nessuno! Wow! Guardate qua! Ehi! Questo è Fieno! Questo è Fieno! E sembra proprio invitante! Scherzavo! È invitante per mucche e cavalli, non per gli umani! Wow! Lo vedete? Guardate, venite più vicini! Wow! Nyam! Andiamo! Wow! Guardate! Un'imbracatura! E un fermatesta! Qui è dove entra il bestiame, proprio qui, per essere visitato e ricevere le vaccinazioni! È come una carriola, ma è piatta! Qui è dove si mette il fieno per trasportarlo fino a dove ci sono le mucche. Wow! 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 Mi vengono le vertigini! Ok. Ancora una stanza. Venite qui. Wow! Questa è la selleria. Guardate! Wow! Quante selle! Ok, per andare sul cavallo ho bisogno di voi. Scegliamo la nostra sella preferita tra queste, ok? Andiamo! Questa? Nah! Questa?
Sì! Questa mi sembra perfetta! Ok, ma prima ci serve un cuscino. Questi qui sopra. Oh, oh, venite! Guardate questo! Sapete di che colore è? Già, uno dei miei due preferiti. Blu! Ok, prendiamo questo cuscino e poi prendiamo questo qui. E poi ci servono le briglie. Andiamo? Ok, ecco le briglie. Le mettiamo sulla sella. Ok, ecco fatto! Yeah! Ok! Ehi, hey, grazie per aver preso la sella. Prego! Per favore, passami i cuscini. Va bene. Dobbiamo mettere questi per primi. A cosa servono i cuscini? Sono cuscini da sella. Vanno sotto la sella. Per proteggere... il cavallo. E questa è dove si siede il cowboy. Ok. Si mette sul cavallo. Dopo i cuscini. E si lega sotto. Così non scivola via quando sali. Le briglie. E il morso. Ok. Così chi va a cavallo usa le briglie per manovrarlo. Come uno sterzo. Dunque, così. E poi sopra le orecchie. Così. E le briglie si controllano con queste redini. Oh! Queste sono il manubrio del cavallo. Ok. Beh, vuol dire che adesso posso cavalcare? Direi di sì, Blippi. Bene, Blippi, è il tuo turno. Wow! Ok, beh, si parte! Buona cavalcata! Grazie! Vado! Oh. Questo cavallo è marrone scuro ed è una bellissima femmina! Il suo nome è Fancy ed è davvero mansueta. È stato divertente. Non solo Fancy è un bellissimo animale, ma lei e gli altri cavalli ci aiutano a spostare il bestiame nell'allevamento. Emozione essere andato a cavallo! Vediamo cos'altro hanno in questo allevamento! Andiamo! Wow! Si parte! E si chiama così perché ha quattro ruote. Una, due, tre, quattro! Oh! Oh! Ora siete sul quad insieme a me. Non è divertente? Wow! All'allevamento usano un sacco di mezzi utilissimi, come questo quad. E... come questo! Questo camion ribaltabile gigante! E questo escavatore un po' più piccolo! Ma adesso andiamo a vedere il mezzo più grande dell'allevamento! Thank you.
Questo sì che è grosso! Ora che il mezzo è parcheggiato ed è sicuro avvicinarsi, il mio amico Cody, della famiglia Axe... Ciao a tutti! Ve lo spiegherà in dettaglio! Siete pronti? Sì! Cominciamo! Ok, beh, questo si chiama Skidgen. È un mezzo che si usa per spegnere gli incendi. È come un camion dei pompieri e un fuoristrada combinati. Vedete queste ruote giganti? Sono come le ruote dei fuoristrada, sono enormi. Sono fatte così in modo che il mezzo non si blocchi quando è nei campi. Andiamo a vedere davanti. Qui abbiamo la pala e un rastrello per la sterpaglia. Questa si abbassa fino a terra, spinge via tutti gli arbusti e crea una linea di fuoco. Così quando le fiamme arrivano lì, si fermano. Andiamo a vedere il retro. Nel retro abbiamo una tanica gigante d'acqua. Eccola qui, questa è piena d'acqua. Ne contiene circa 4.000 litri. Qui c'è un avvolgitubo, proprio qui. Questo tubo può essere allungato per arrivare fino al fuoco per spegnerlo. C'è anche una torretta, lì sopra, che gira e spruzza l'acqua. Ma prima di mostrarvela, andiamo a vedere la cabina. Benissimo! Adesso che siamo nella cabina, vi mostro un po' di cose. Questo è il volante, ed è quello che si usa per manovrare questo mezzo. E invece qui davanti c'è il cruscotto, con tutti gli indicatori. Se premete questo pulsante qui, è il clacson. Sentito? Ora guardate dove ho i piedi. Questo è il pedale del freno, e questo è l'acceleratore. E poi qui c'è una piccola leva. Questa alza e abbassa la pala che avete visto prima. Ma adesso vi faccio vedere la cosa più forte. Questo è il joystick, che controlla il cannone ad acqua. Guardate, vi mostro come funziona. Divertentissimo girare questo episodio in campagna! Andate a visitare il canale YouTube della famiglia Axe per vedere altri video sull'allevamento! Bene! Ciao ciao! Ehi! Guardate dove mi trovo! In un negozio di giocattoli! Wow! Quanti ce ne sono! Penso che dovremmo cercare alcuni giocattoli e imparare i loro colori. Ad esempio questo! Wow! Guardate quante palline colorate! C'è il blu, il verde, rosso, giallo e viola! Wow! Wow! Adoro questo negozio di giocattoli! Oh! Qui ci sono dei puzzle! Oh, è uno dei miei preferiti! Un trattore! Ed è di colore verde! Wow! Un altro trattore! Ma questo, invece, è nero! Wow! Wow! Altri giocattoli! Oh, come questa ruspa, che è di colore giallo! Oh, e un escavatore gigante qui sopra! Oh, mettiamo via questo e prendiamo l'escavatore! Wow! Questo escavatore è di colore verde e blu! Oh, e ha le ruote arancioni, non le avevo viste. Ok, cos'altro abbiamo qui? Un fuoristrada! Wow, questo fuoristrada è di colore giallo! Wow!
Mettiamo via questo fuoristrada e cerchiamo altri giocattoli. Guardate questa. Questa macchina è di colore blu. Wow! E abbiamo degli animali qua. Come la mucca. Muu, che è bianca e nera. Poi... oh! Un bel cavallo marrone. Ok. Wow! E questo, un cane carinissimo. Ok, mettiamo via il cane e continuiamo a visitare questo negozio. Wow, un monster truck davvero enorme! Wow! Dove è andato? Eccolo qui! Questo monster truck è di colore verde, viola, nero e c'è anche un po' di rosso. Wow! Ok, cos'altro abbiamo qui? Un altro monster truck davvero grande! Questo monster truck è di colore rosso. Wow! Ok, penso che abbiamo visto abbastanza giocattoli qui al... Un momento! Non possiamo tralasciare questo giocattolo? Wow! Arancione! Ok, adesso credo che il giro al negozio sia davvero finito e... Aspettate un secondo! Dobbiamo ancora guardare lì dietro! Oh, gli ultimi giocattoli! Camion ribaltabili! Già! Sono di colore giallo! Wow! E un'altra ruspa! Anche questa è di colore giallo! Esatto! Bene! Tutti questi sono mezzi da cantiere e sono di colore giallo! Beh, a presto! Ciao! Molte cose imparerai. Blippi! Oh, questo giocattolo è di colore rosa. Ancora altri giocattoli come questo è di colore rosa. E questo? Anche questo è di colore rosa. Sì, anche questo. Questo è di colore rosa. Guardate questa scatola. Questa scatola è di colore rosa. E... un peluche che è di colore rosa. Ehi! Guardate! Wow! È un grande sacchetto bianco! Chissà cosa c'è dentro? Tante palline colorate! E qui ne ho un altro! Un altro sacchetto bianco! Guardate! Siete pronti? Ok! Si parte! Altre palline colorate! Wow! Guardate quante sono! Wow!
Tutte le palline dal tavolo. Così adesso siamo tornati a un tavolo bianco. Impariamo un po' di colori, vi va? Oh, guardate! Questo fuoristrada è di colore nero, verde, viola e un po' di rosso. Guardate, è un'auto della polizia. Wow! Wow! Ha persino la sirena. Wow! Quest'auto della polizia è di colore nero, bianco, rosso e blu. Wow! Wow! Guardate queste macchine da cantiere! Wow! Guardate quante sono! Tutte e quattro queste macchine da cantiere sono dello stesso colore. Hanno del nero, hanno un colore arancione giallino che noi chiameremo giallo. Wow! Questo è un escavatore! Questa è una betoniera! Un camion ribaltabile! Wow! E questa è una bella ruspa! Yeah! Impariamo qualche altro colore! Questo già è un camion dei rifiuti. Camion dei rifiuti. Ehi, mi sono dimenticato di dire il colore del camion dei rifiuti. Già, è di colore verde. Lo stesso colore del trattore. Già, questo è un trattore. E il trattore ha le ruote gialle. Bene, ciao ciao, ciao ciao. E ultimo però importante. Già, un camion dei pompieri! Pompieri! Questo camion dei pompieri è di colore rosso e ha parti cromate e bianche. Beh, è stato divertente imparare i colori con voi! Durira, 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 durira,
Ehi, sono io, Blippi! E guardate cosa c'è qui! Già! È un escavatore! Oggi voi e io impareremo un po' di cose sugli escavatori! Ok, cominciamo ad imparare le parti esterne dell'escavatore! Andiamo! Wow! Questo escavatore è proprio grande! Oh, e guardate cos'altro c'è di grande! Già, questa è una grande ruota con pneumatico! Oh, e cosa c'è qui dietro? C'è una ruota più piccola con pneumatico! Guardate! Wow! Questo è il battistrada della ruota! Il battistrada fa in modo che la ruota, quando gira, non scivoli o sbandi! Oh, le vertigini! Venite qui! Wow! E questa qui è la cabina! Qui è dove si siede il guidatore dell'escavatore! Ah, che forte! Oh! E guardate qui sopra! Questi? Già! Questi sono i fanali! E qui accanto c'è la freccia! Vuol dire che questo escavatore può girare anche in città legalmente! Wow! Wow! Questo è lo stabilizzatore e normalmente è sollevato, ma in questo momento è giù nel fango! In questo modo, quando l'escavatore sta scavando, è bello stabile! Wow! Sono proprio stabile! Questa parte dell'escavatore è chiamata braccio. Quella lì sopra, avambraccio. E questo è un tipo di avambraccio particolare, perché si può allungare! È stato divertente! E guardate questa! Questa è la benna posteriore dell'escavatore! Può scavare delle grandi buche! Ne faremo qualcuna insieme dopo! Andiamo! Wow! Questa è la marmitta! Da qui il motore espelle il gas di scarico! Wow! Ehi! Guardate qui! Questa è la benna frontale! È davvero grande! Ancora più grande della benna posteriore! E questa benna frontale è in realtà piuttosto particolare! Perché è una benna 4 in 1! Sembra un guscio di vongola! Mi piacciono le vongole! Wow! Guardate questi! Questi sono i tubi idraulici! E questo è un cilindro idraulico! Tutto questo sistema, pompando fluido sotto pressione, muove la benna frontale e posteriore! Wow! Mi piacciono gli escavatori! Wow!
è il momento di guidare e manovrare l'escavatore. Andiamo! Wow, wow, wow! Un momento! Non stiamo dimenticando qualcosa? Esatto! Per prima cosa, la sicurezza! Wow! Già, mi sono messo il caschetto e il gilet arancione di sicurezza! Adesso possiamo guidare e manovrare l'escavatore! Andiamo! Wow, wow, wow! Un momento! Ci stiamo dimenticando un'altra cosa! Esatto! Dobbiamo controllare che il motore sia a posto! Andiamo a vedere! Dai! Oh, bene! Questo è il cofano del motore! Ed ora lo apriamo! Wow! Che motore enorme! Vedete, questo è il filtro dell'aria. Questo è il raffreddamento. C'è un tubo gigante che arriva dal radiatore. L'alternatore, la batteria. Wow! È potente! Ma quello che voi e io dobbiamo fare è controllare l'olio. Ed è lì sotto. Wow! Ci siamo! L'olio del motore si controlla con quell'asta con la O gialla. E quello della trasmissione con quell'asta con la T blu. Quindi dobbiamo estrarre l'asta gialla con la O. Sì! Ok, dobbiamo pulirla. E rimetterla dentro, così possiamo vedere il livello dell'olio. Sì! Sembra che sia ok! Bene! Rimettiamola dentro e ora che siamo sicuri che sia tutto a posto, possiamo guidare! Andiamo! Ottimo! Adesso siamo dentro l'escavatore! Per prima cosa, la sicurezza! Dobbiamo allacciare la cintura! Ben fatto! La cosa interessante degli escavatori è che hanno un fronte e un retro! Cominciamo dal fronte! Wow! Guardate questo! Questo è il volante e serve a guidare l'escavatore! E qui invece si trova il cambio. Con questo si può andare in avanti o in retromarcia. E invece qui, questo, già, aziona le frecce. E c'è anche... sentite? Sì, il clacson! Oh, con questo si può manovrare la benna frontale. Si tira indietro per farla salire e si spinge in avanti per farla scendere. Già, forte, vero? E adesso vediamo il retro, che ne dite? Wow! Come potete vedere, il retro è dove si trova il braccio, l'avambraccio, la benna e gli stabilizzatori. E tutti gli elementi si manovrano con questi due joystick. Questo, wow, wow, wow! E questo, wow, wow, wow! Ora tutti e due insieme, pronti? Wow, 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 wow! E guardate questo bottone nero! Ehi, ascoltate! Sì, ben fatto! Bene! Ora... è arrivato il momento di usare l'escavatore! Accendiamolo!
questa sì che è una buca! Gli escavatori sono le macchine più versatili in un cantiere. Perché hanno una benna grande davanti e una benna piccola dietro. Wow! Wow! È arrivato il momento del ballo dell'escavatore! Si fa in questo modo. Quando vedete la benna frontale dell'escavatore sullo schermo, fate così. Ok? E quando vedete la sua benna posteriore, fate così. Bene, cominciamo! Ma se guardi a ok, pronti? Un'altra che è molto diversa e sul retro è cos'è? Il retro escavatore, grazie a lui tu vi mette poi. Bene, facciamolo ancora. Ma facilmente un'ultima volta? Cos'è retroescavatore? Il retroescavatore. Ben fatto! Retroescavatore. Il retroescavatore. Cos'è? Ora balla, balla. È stato divertentissimo esplorare l'escavatore con voi. Grazie per aver guardato il video dell'escavatore di Blippi. Beh, siamo arrivati alla fine della puntata, ma se volete vederne altre, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vogliamo fare lo spelling insieme? Ok! B-L-I-P-P-I. Blippi! Ben fatto! A presto! Ciao ciao! Sono io, Blippi! Vedete cosa c'è dietro di me? Eh sì, quelle lì sono biciclette gialle! E oggi, sapete, siamo a Tenino, Washington e useremo queste belle biciclette gialle per esplorare la città! Forza! Wow! Allora, prima di salire su qualunque bicicletta, la cosa da fare è mettersi il casco. La sicurezza anzitutto. Ecco fatto! Benissimo! E adesso esploriamo questa bella città! Volete imparare come è fatta una bicicletta? Dunque, come già sapete, ho in testa il casco, che è il suo primo componente. Beh, in realtà non fa parte della bici, ma se volete usarla, dovete mettervelo. E questo che sto toccando ora è il manubrio. Eccolo qui, il manubrio. Vedete? È a questo che ci si tiene mentre si pedala e serve per girare proprio come il volante dell'automobile. E poi, quello giallo si chiama telaio. È grazie al telaio che tutti quanti i pezzi stanno insieme. Questo è il sellino, cioè dove si sta seduti sulla bicicletta. Il sellino, come vedete, è morbido e imbottito e quindi molto molto comodo. Poi qui abbiamo le due ruote con i loro copertoni.
Qua giù, invece, ci sono i pedali. Quando si fanno girare, gira anche la ruota posteriore. Guardate! Vedete come gira? Wow! E i pedali di questa bici in realtà fanno anche da freno. Ecco, guardate! Avete visto se spingete in avanti, cioè fate così con i pedali, che è in senso antiorario dal vostro punto di vista, ma in senso orario dal mio e quindi fa niente. Se spingete in avanti sui pedali, la bicicletta va avanti, ma se pedalate all'indietro, in questo modo, allora la bici si ferma. Alcune bici hanno i freni sul manubrio, esattamente qui, ma questa no. E guardate qui sopra, potete caricare delle cose, è un portapacchi dove potete mettere la spesa, o la pizza, oppure delle verdure, o anche... non lo so! Ok, beh, sapete che faccio? Mi rimetto il casco, così continuiamo la nostra esplorazione. Oh, è proprio forte questa città! Avanti allora, partiamo! Wow! Avete visto? Pedalo anche sull'erba! In realtà questa bici è fatta per andare sui marciapiedi o sulle strade dove tutto è piatto. È una bici da città! Però ci sono anche altri tipi di bici, come la mountain bike! Wow! Wow! Che va molto meglio sui terreni irregolari come questo! Whee! Wow! Ok! Questo è il Quarry Pool. Ehi, ora vi faccio vedere com'è dentro. Wow! Prima c'era un'enorme collina che arrivava fin qui. Ma poi la gente, tanto tempo fa, l'ha spianata. Il lago è profondo circa 100 piedi, vale a dire 33 metri di profondità. Quindi se fai il bagno non tocchi il fondo. Wow! Wow! Si può anche nuotare in questo lago artificiale. Caspita! Guardate la cascata, che bella! Qui sì che è divertente farsi una nuotata. Wow! Wow! Oh, mi sa che mi si è rotta la bici! Ehi! Perfetto! In questa città c'è un punto bici dove si possono usare un bel po' di attrezzi. Allora, la prima cosa da fare è appendere la bici qua sopra. Perfetto! Caspita! Guardate! Whee! Sembra che stia facendo l'impennata! Va bene, basta giocare, dobbiamo metterci al lavoro per aggiustarla. Vediamo un po'. Qui, per esempio, ci sono delle brugole. E qui, invece, c'è quello che si chiama cacciavite a taglio. Un cacciavite detto a stella o anche a croce, come volete voi. E qui abbiamo una chiave inglese. Ci sono un sacco di attrezzi, ma io penso che il mio problema sia solo che la ruota è sgonfia, quindi... svito il cappuccio della valvola e vi faccio vedere come si gonfia. Attaccate il tubo qui e poi, vi faccio vedere, usate la pompa così. Ah, perfetto! Direi che adesso è pronta per un'altra corsa! Woohoo! Ehi, è il momento ideale per la canzone degli attrezzi! Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai, dei suoni sentirai. Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai, dei suoni sentirai. La pinza pappagallo fa clang, clang. Poi prendi un martello che fa bang, bang, bang. Il trapano si accende e fa zzz, zzz. Se gli strumenti userai, dei suoni sentirai. Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai, dei suoni sentirai. Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai e suoni sentirai. Senti bam e cric,
Crackedlin! Se gli strumenti userai, dei suoni sentirai! Senti bang e boom! Clang e zing! Se gli strumenti userai, dei suoni sentirai! Taglia i fili con le pinze, senti zac zac! Poi la carta con le forbici fan zic zic! Se gli strumenti userai, dovrai proteggerti! Indossa guanti, occhiali e poi divertiti! Se gli strumenti voi volete usare, le regole dei grandi dovete ascoltare! Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai, dei suoni sentirai. Se gli strumenti userai, un'avventura vivrai, dei suoni sentirai. Senti bam e cric, crack e tling. Se gli strumenti userai, dei suoni sentirai. Senti bang e boom, clang e zing. Se gli strumenti userai, dei suoni sentirai. Sono davanti a un laboratorio dove si fanno sculture in pietra che si possono comprare! Ciao! Chi sei? Mi dici il tuo nome? Wyatt. Wyatt, che cosa stai facendo? Scolpisco la pietra. Scolpisce la pietra! Oh, ho capito! Prima prendi lo scalpello, sì. Dopodiché con il mazzuolo ci batti sopra. Sì. Come chiodo e martello, proviamo! Oh, visto che roba? Sì. Bene, ora tocca a te. Oh, vuoi colorarlo? Sì. Ok. Lo faccio rosso. Wow! Un lavoretto proprio niente male! Posso dare un'occhiata al laboratorio? Sì, certo. Allora su, andiamo! Salve, come va? Oh, benissimo. Oggi è una bella giornata. Eh sì, come vi chiamate? Io mi chiamo Ian Williams e sono il papà di Wyatt. Io sono Kit, salve. Molto lieto, piacere di conoscervi. Kit, che cosa avete qui? Beh, lì su quei ripiani abbiamo diverse sculture per i nostri clienti. A quanto pare Wyatt e la sua squadra fanno tutti questi lavori nella pietra a mano con un mazzuolo e la punta di quell'aggeggio che non ricordo come si chiama. Wow, guardate qua! Secondo voi che cos'è? A prima vista sembra una mela, ma in realtà è anche questa una scultura di pietra. Caspita, che forte! Bene, e ora continuiamo a esplorare la città! Yeah! Adesso siamo davanti alla caserma dei pompieri. Volete sapere che tipo di veicoli ci sono qua dentro? Allora, ci sono le autoambulanze, ci sono i camion dei pompieri. Ehi, guardate qua! Wow! Ragazzi, avete visto che roba? Oh, quello che c'è lì è un vero camion dei pompieri! Dai, venite! Salve, cosa fai qui? Sto uscendo per un intervento! Sta uscendo per un intervento! Qualcuno ha bisogno di aiuto! Posso venire anch'io con te? Certo, Blippi! Ok! Allora dai, c'è gente che ha bisogno di aiuto da noi e quindi intervengo subito col camion! Ehi! Ricordatevi sempre, la sicurezza innanzitutto! Devo allacciarmi la cintura! Molto bene, e adesso che ho messo la cintura, posso andare a rispondere a questa richiesta di aiuto. Quindi adesso innesto la marcia per partire e poi tolgo il freno a mano per uscire dalla rimessa, così ora possiamo muoverci. Ok, corro subito da chi è in pericolo.
Sentite, credo proprio che la situazione sia grave, perciò presto, andiamo! Eccomi qua! Scommetto che avete già visto un'auto della polizia, ma quello che sto guidando ora è un furgone pick-up! Ah, bene! Adesso parcheggio qui sul prato al lato della strada. Ecco fatto! E ora possiamo esplorare il resto della città. Ricordate la bici gialla? Sì, vero? È un ottimo modo per girare la città rispettando l'ambiente. Forza, in sella! Ehi, un momento! Perché non sto andando avanti? Oh! La mia bici è quella! Ah, perfetto! Si parte! Salve! Ciao, Blippi! È passato il sindaco! Che bellezza! Avanti tutta! Wow! È stato super divertente fare questa pedalata con voi in giro per Tenino, Washington! La gente di qui vive proprio in una gran bella città ed è molto bello anche che ci siano queste bici gialle che possono usare tutti e gratis! È una cosa stupenda! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri dovete semplicemente cercare il mio nome! Lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bravissimi! Allora, alla prossima! Ciao, ciao!